Qualche settimana fa siamo partiti per Amsterdam. Siamo andati in macchina partendo da Lussemburgo. È stata la mia prima volta nella capitale olandese, quindi come potevo non registrare il tutto e portarvi con me? Tra canali, biciclette, cibo buono e molto altro. Mettetevi comodi e godetevi il video. Allora, oggi è una giornata pazzesca perché, cioè, io sono felicissima perché oggi faremo una cosa che andrò praticamente per la mia prima volta ad Amsterdam. Andremo perché andremo noi insieme e ovviamente andrò con Giulio e Sammy perché questo, diciamo, è un Kaizen Travel Experience. Nel senso che partiamo, diciamo, noi che siamo del gruppo Kaizen, noi come crew perché loro vogliono fare dei video per il loro canale. E quindi ho pensato, magari ci butto in mezzo un vlog anche io, un vlog di Amsterdam che non ci sono mai stata, è la prima volta e da una vita che ci voglio andare, letteralmente. E quindi, essendo che siamo a Lussemburgo, e da Lussemburgo è molto facile raggiungere diverse postazioni qua in Europa, allora facciamo una piccola gita by car in macchina. Saranno tipo 4-5 ore con la macchina e arriveremo ad Amsterdam. Adesso è quasi l'una, pensiamo di partire attorno alle 2 del pomeriggio perché io prima ho una chiamata con una ragazza mia del coaching e poi dopo partiremo. Andremo in macchina, arriveremo la sera e poi domani saremo tutto il giorno là. Quindi, top, non vedo l'ora e vi porterò con me durante questo viaggio, letteralmente. Quindi voi mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da bere, da mangiare, uno snack, perché ne vedremo delle belle. Quindi ci vediamo appena finisco di preparare tutta la valigia e sistemare tutte le cose, perché sapete, anche se è un giorno, meglio partire preparati che non si sa mai. È meglio sabbondare quando è ficere. Non lo dico io, ma lo dicevano i latini. Quindi io prendo le parole alla lettera. E per l'occasione, non so se lo notate, ma ho pure fatto le freckles, le lentiggini. Fare un po' l'olandese. Sì, ok, Ora siamo in macchina, io mi sono messa dietro perché volevo stare più comoda, quindi lascio sedere i boys davanti. Infatti Giulio adesso è passato da Sammy, l'ho andata a chiamare, quindi adesso verranno. E la situazione qua è piuttosto disastrata, cioè mi sono portata questa, la copertina, perché non so se sentirò freddo. Poi vabbè, questa è la borsetta che userò per andare in giro veloce. Qua ho il mio zaino con tutto, che ho messo anche computer, cavi, tutto quanto. Là ci sta un po' di cibo. Perché sarà un 4 hour trip, quindi dovremmo arrivare là in realtà per l'ora di cena, però magari se vogliamo fare qualche snack, bere. Adesso dovremo anche passare a comprarci altre bevande, altre cose, fare un rifornimento prepartenza e poi appena saremo in autostrada via, mi metto sdraiata, tolgo le scarpe e dovrei mettermi anche a editare un po'. Sfrutterei tipo il viaggio appunto per editare un altro video che ho preparato, vediamo se riesco perché io soffro un po' di mal d'auto. Mi resta difficile, ma vorrei evitare di perdermi 4 ore così, quindi vediamo se riesco a portare a termine quello che mi sono prefissato, se la nausea mi risparmierà questa volta. Oh, vlog in the vlog. Vlog in the vlog. Io mi sono presa questa alla fine e mi sono già preparata con la copertina. Mi ho detto che non bevo mai caffeina, solo qua serve. Sì, un pochino, giusto per parlare con Gigi, poverino, che deve fare una guidata. È tipo una Fanta. Aranciata. Buona. Siamo finalmente arrivati ad Amsterdam e io sto proprio fuori la casetta. Vi faccio vedere un attimo l'ecosistema qua intorno. Ci stanno delle persone un po' troppo felici. Vi faccio vedere qua l'ambiente. Da 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 da. Questo è il cortiletto fuori e non vedo l'ora che andremo a cena, ma adesso vi faccio un house tour perché la casa merita se codesta macchinetta mette a fuoco. Viven, si può entrare? Oh, voilà! Welcome to the Amsterdam crib. Yeah. È bellissima, abbastanza tipica amsterdamese, se si può dire. Io adesso faccio Amsterdam se mi piace. Allora, questa porticina, oddio, guardate da qua che si vede tipo sotto. Da 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 dan, qua un po' di quadri, poi sotto c'è il piano di sotto. Sì, qua abbiamo già posato un po' della nostra roba. Il tavolo centrale, queste bellissime luci, cioè questo arredamento mi piace da impazzire. Andiamo a vedere il piano di sotto, la stanza da letto.
Questa è una stanza, sì, le luci, fa un po' così. Ah, questo è un bagno con la roccia, qua manca il bidet. E poi qua l'altra stanza da letto. Siamo usciti e qua i guys mi stanno blastando perché io mi sono portata solo outfit sportivo per questo trip. E loro dicevano che la sera invece dovevamo vestirci carini, ma io avevo capito che era un Kaizen trip, dovevamo vestirci solo Kaizen. E quindi adesso sono l'unica che in realtà avrei voluto portarmi vestiti carini e mi ritrovo in felpa. Ci siamo seduti a mangiare, adesso siamo al thailandese, ho scelto io, quindi stasera Ison Mi. E niente, abbiamo già ordinato, siamo proprio in centro. Questo è un bellissimo semi selvaggio che aspetta la sua cena e dietro ci sta il centro di Amsterdam. Io faccio un taste test in diretta di questo green curry. Prendiamo un po' tutto. E lei che prova la birra. Buona. La Weiss è buona. Buona? Ha passato? La faccia dice qualcosa. Secondo me la birra è solo se ci mangi qualcosa, la sola è un po'. Però questa sì. È buona, ah. È bionda. Sì, sì, è bionda, è maltosa, è buona. Buona, buona. Buongiorno, io qua mi sono svegliata da poco, mi sono fatta una doccia, ma adesso stiamo sistemando i vari bagagli, cioè bagagli, borse e cose, perché dobbiamo lasciare la casa, però andremo in giro e adesso andiamo a farci anche un brunch, un po' di posti che ho selezionato, anche Luna, la mia amica che è tipo specializzata di Amsterdam perché ce n'è spessissimo, me ne ha consigliato qualcuno, quindi adesso vediamo pure che cosa decidiamo di fare e niente, quindi adesso sistemiamo e poi usciamo. E io anche oggi per l'occasione mi sono rifatta le lentiggini. E adesso siamo usciti, ecco sì. Il macho numero uno. Buongiorno. Buongiorno. E qua abbiamo il macho numero dos. Più importante però. Sì. Tutti e due col cappellino. Bene, quindi adesso andiamo alla ricerca di un posto dove fermarci per il brunch e andiamo anche a girovagare per Amsterdam, che è tipo, non vedo l'ora, voglio vedere tutti i canali, fare fotine, fare cose. Amsterdam ci sta piacendo davvero. Molto carina, soprattutto di mattina. Sì, sembra molto un posto universitario, ma sciallo, tipo. Vero? Sì, sì, troppo carino, mi piace un sacco. Mi piace la gente che va in bicicletta, il fatto che ci sono tanti stili diversi, non ce n'è uno solo, tipo ogni persona si veste, si muove, fa quello che cavolo gli pare. Bello. Sì, sì, mi piace. Poi non fa nemmeno troppo fresco, secondo me, cioè si sta bene, aria pulita. Allora, siamo appena passati al posto dove in teoria volevamo fare il brunch, ma dato che è pieno abbiamo prenotato per mezzogiorno e 45, il posto si chiama Bakers and Roasters. Nel frattempo, dato che siamo un po' impazienti e ho bisogno anche di un caffè, andiamo a fare un giretto, ci sta il market qua che si chiama Albert Quip Market, qualcosa di questo tipo. E quindi andiamo a farci un giro là, anche perché i boys hanno fame, io ho bisogno di un caffè, quindi vediamo un po' la situazione. E siamo giunti al market. Questa è stata la mia prima volta ad Amsterdam e mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuto il vibe, mi sono piaciute le persone e ovviamente la compagnia. È stato un viaggetto improvvisato di praticamente 24 ore, ma me le sono godute a pieno. Siamo finalmente seduti al posto del brunch, sembra veramente carino. Non so voi, ma a me il Nord Europa mi fa venire sempre voglia di brunch e di tutta quella roba là. E poi i cappuccini, quelli ne ho voglia sempre, ovunque vado, perché caffè e poi latte e poi schiumetta e poi buoni. Il brunch è proprio qualcosa che sta di uova alla cocca, pane tostato, avocado e tutta quella roba là. Alla fine poi viaggiare è anche questo,
è scoprire posti nuovi, perdersi in una città mai vista, osservare le persone e godersi il cibo tipico e anche quello non tipico alla fine. L'importante è goderselo e se lo si fa con la giusta compagnia è sempre tutto più bello. Abbiamo finito il brunch, adesso ci stiamo andando un po' all'avventura. Siamo parecchio soddisfatti, non so più che altro. Sono lenti, sì. Ma io mi sento bene, magari loro hanno un po' lo sugar. Io sono un po', ma yeah, io mi penso ancora di più. Mo dormo sulla panchina. Adesso siamo in un quartiere tipo troppo carino, ci stanno tutti i negozi di interno. No, guardate chi ho trovato. Oh. Raga, un po' presto per farsi una camminata. Andiamo a guardarlo. Questa viene solo 700 euro. Wow. Sto per fare un piccolo tour nel supermercato. Io vado matta per i supermercati. E tipo quando viaggio mi piace girare e fare un check nei supermercati locali. Quindi voglio dare un'occhiata un po' che c'è. E ovviamente io quando viaggio amo perdermi anche nei loro supermercati, cioè nei supermercati tipici del posto in cui vado. Secondo me se non vai davvero in un supermercato a vedere cosa hanno, non capisci perfettamente l'essenza del posto e l'essenza delle persone che ci vivono. Quindi per me è tappa obbligatoria e mi piace perdermi fra le varie, i vari scaffali, vedere quello che hanno, cose che ritrovo in Italia e cose anche che non ritrovo, ma soprattutto amo appunto prendere qualcosa di tipico e portarlo a casa e avere il mio piccolo, diciamo, souvenir cibario della vacanza in cui sono stata. Poi in Olanda vanno di moda proprio queste scagliette di cioccolato che loro mettono sul pane, il cioccolato in generale, ma anche tutti i crackers, frutta secca, cioccolata varia. Ma ovviamente io vado matta per i tè e tisane, quindi ho passato tipo 10 minuti a fissarle, vedere se trovo qualcosa di nuovo e diverso da portarmi a casa. E poi mi sono presa una Coca-Cola, ma una diversa dal solito. Facciamo un piccolo taste test della Coke alla vaniglia che non provavo da una vita. E guardate il packaging, cioè c'è proprio disegnato un fiore di vaniglia. Buona. Volete assaggiare? No, grazie mille. Siamo fermati adesso in questo posto che si chiama Bocca ed è tipo un spazio per prendere il caffè e poi lavori anche con l'app e tutto quanto. Noi penso giusto per rilassarci un attimo e poi dopo tra un po' dovremo anche ripartire e tornare a Lussemburgo, quindi adesso mi sono ordinata un caffè, un americano with a splash of soy milk, è tipo il mio classicone quello perché il cappuccino già l'ho preso, quindi ci stava a farmi una cosa un po' più calda e poi sì, dovremmo rimetterci in marcia. Qua c'è qualcuno che sta un po' provato dalla situazione. Che ci dici? Io sto benissimo, Amsterdam è bellissimo, sono un tantino pieno perché nel nostro video stiamo mangiando un po' tanto. E quindi qua siamo giunti quasi alla fine di questa gita fuori porta. Lussemburgo non è così divertente, quindi se a voi piace che vi porti con me, diciamo, in queste gite fuori porta, fatemelo sapere, lasciate un like al video, così io vi farò vedere altri posticini qua nei dintorni che amo alla fine. Ora siamo di nuovo in macchina, io ho ripreso la mia copertina, sono passata prima per farmi tipo un minimo di scorta per il viaggio in macchina, avere un minimo di snack. Ho comprato carotine al supermercato e mi sono fatta anche questa mini salad con chicken e poi questo sarebbero tipo zucchini, semi di qualcosa, carote, uvetta, cranberries, tipo pumpkin seeds, cose così, per avere giusto uno snack per il viaggio. Qua stiamo aspettando Sammy che si fa una sega e quindi torneremo e rientreremo a Luxembourg. Ti è piaciuta Amsterdam, baby? Sì, mi è piaciuta molto. Decisamente da venire a vedere almeno una volta nella vita. Sì. I canali sono pittoreschi e bellissimi. Mm-hmm. Sì, sì. Però non lo so, non ci vivrei. No. A me serve un po' più di casino. Sì. Like un po' meno. È molto silenziosa, molto tranquilla. Mm-hmm. La gente sta ognuno per le sue. Mm-hmm. Sì. Però è bella, eh? Mm-hmm. Speciale, sì, sì. Sì.
sì, va vista. È una di quelle città che io volevo vedere, infatti sono contentissima di averla vista e si gira tutta a piedi, è molto tranquilla. Ovviamente se uno sta qua, diciamo, 2 o 3 giorni ti vai a vedere pure le vicinanze, ci sono i mulini da andare a vedere, ci sono i musei, quindi tornerò, anche perché a me i musei piacciono, voglio vedere il museo di Van Gogh, di Banksy, andare ai mulini, farmi un giro in bicicletta, ma comunque è stato bello, ma comunque è stato bello anche farci questo piccolo weekend, questa piccola gita fuori porta. Per adesso ci aspettano 4 ore e mezza di macchina. Top. E niente, poi arriveremo là che saranno più o meno le 8 di sera, 8 e mezza, 9. Comunque, bene, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciandoci un like. Fatemi sapere se vi piace che vi porto con me anche in questi viaggetti. Vi faccio vedere appunto quello che faccio, quello che mangio, e vi do qualche info anche sui posti che giro, e magari vi faccio vedere anche quelli che vi consiglio. Alla prossima, che non so in che posto sarà, ma sarà sempre con me sicuramente. Quindi grazie e ciao ciao.